streetnews.it, siamo qui all'evento La Liberazione dei Sogni con Roberto Rescigno. Allora Roberto, sì, raccontaci un po', hai realizzato tutti i tuoi sogni? Ma diciamo che la realizzazione dei sogni non finisce mai, non finisce mai di evolversi, nel senso che non bisogna mai arrivare al punto in cui ci riteniamo appagati di quello che abbiamo. Dobbiamo sempre avere fame, insomma, sempre avere voglia di fare, ma con umiltà. Io ci lavoro giorno per giorno per raggiungere i miei sogni. Benissimo. E qualcuno è stato anche realizzato, no? Suppongo. Almeno da quanto ho visto. Sì. Diciamo che io mi accontento di poco. Diciamo, il sogno è quello di fare le cose che mi piacciono, per cui devo dire che il sogno più importante si è realizzato, sì. E nel caso in cui si dovessero trovare degli ostacoli, come bisogna comportarsi? Lasciare che sia solo un sogno oppure continuare a battere affinché possa realizzarsi? Ma quello che dico sempre è non bisogna mai fermarsi, nel senso ci possono essere anche dei periodi bui durante la vita di ognuno, a prescindere da ciò che si fa. Attenzione, stavano per passare davanti alla telecamera. Ci possono essere anche dei periodi tra virgolette magri, ma bisogna sempre elaborare qualcosa di nuovo, sempre cercare di migliorarsi anche stando nella propria cameretta, perché arriverà poi l'occasione per poter far vedere al mondo quello che valiamo, insomma. Allora Roberto, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Sì, faccio un saluto a tutta la redazione, anche a tutti come dire, i consumatori di Street News, a te, all'amico Davide e a tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie, un saluto a tutti. Ciao Roberto. Ciao. Grazie.